conversamo che ieri aveva incontrato Nicola Taddeo. Nicola Taddeo è la persona che venite accanto a me, tanto per me oggi è un piacere incontrare una persona, perché Nicola l'ho sempre, diciamo, gli ho sempre parlato per telefono, scritto via mail, però Nicola si occupa di comunicazione, di libri, di cultura, lavora, è la detto stampa nazionale della casa editrice La Terza, è un radiofonico perché ha lavorato a Radio 3 e insomma giornalista a tutti gli effetti. Per cui quando parlo di questo mestiere, perché oggi parliamo del mio mestiere e del nostro mestiere, lo fa con cognizione di causa. Dove nasce il vento, vita di Nelly Bly, è la storia di cui parliamo oggi. Questo libro mi ha portato, cioè ha portato mio padre a farmi uno dei più bei complimenti che io mi sia mai ricevuto. Perché lei è una, la figlia, una di 15 figli in realtà, è una, fa parte di una famiglia composta da mamma, papà, 15 figli, poi un fratello muore in guerra, per cui rimangono 14 figli, di due mamme diverse, Elizabeth Cochrane è la figlia della seconda moglie, di questa persona facoltosa, di questa persona diciamo benestante, che è proprietario di un mulino, poi insomma di un emporio, una persona intraprendente che muore all'improvviso. Li lascia orfani, la mamma di Elizabeth si risposa e si risposa con una persona molto violenta, una persona che la maltratta, è stato vero che i figli un paio di volte, più volte l'hanno salvata, e la mamma, vi racconto questa cosa ma poi ci servirà per raccontare l'evoluzione del carattere di Nelly Bly. La mamma di Nelly Bly praticamente senza abbassare mai lo sguardo quello che pensa del patrimonio quello che è stato. E mentre praticamente vive, diciamo, questa tra il passaggio tra la vita felicissima del padre e la vita tristissima con il patrigno, lì la chiameremo oggi, ma la chiameremo in tante maniere, parleremo sempre di lei. Incomincia a capire quanto è importante raccontare le cose dicendo la verità, senza filtri, guardando gli altri negli occhi e non spaventandosi. Una delle prime cose che dice la mamma: come è possibile che tuo papà non ci abbia detto rispetto al testamento quando muore il padre? Mary Jane rimane senza parole, e la mamma, mentre Dick si rende conto per la prima volta di quanto le domande che facciamo siano più importanti delle risposte che riceviamo. Voglio partire da qui, perché quello che non vi ho detto è che Nelly Bly è la prima giornalista americana, è la prima giornalista di guerra, una donna che non ha mai avuto paura di raccontare, di raccontarsi, di emanciparsi. Il libro di Nicola Taddeo parla di questo, parla di emancipazione, di coraggio, di verità, di determinazione, di forza, perché ci vuole forza. Per i lavori di segretari, potevano stare nelle fabbriche, perché poi c'è, loro si spostano naturalmente dalla periferia della Pennsylvania, si spostano in città come facevano tutti tra l'altro, soprattutto nell'ultimo quarto di secolo dell'Ottocento, perché c'erano più possibilità di lavoro, perché si poteva evitare di morire di fame. Nelly Bly passa da una vita incredibile a una vita di povertà, e lei si vuole riscattare, vuole riscattarsi, vuole studiare, non lei scuola, lei vuole andare avanti e legge tantissimo, lei è una davvero divoratrice di libri, va nelle biblioteche e si prepara da sola, lei si autogestisce. L'autodeterminazione di Elizabeth la si nota già da quando è piccola, sino a quando diventa più grande. Tutto nasce poi da una lettera di cui parleremo, però io vorrei proprio partire da queste cose. Le cose che domandiamo sono più importanti delle risposte che riceviamo, perché in realtà nel mestiere del giornalista noi possiamo fare le domande giuste o le domande che fanno tutti.
Allora, se comodamente vogliamo raccontare una storia senza fare problemi, senza avere problemi, la raccontiamo facendo le domande che fanno tutti. Se vogliamo dare fastidio e vogliamo cercare la verità, facciamo le domande scomode. Nell'inverno faceva. Allora, mi chiedo, voi scegliete due domande di quelle che danno fatte ai ragazzi, perché i ragazzi leggono cose da dire che nessuno di noi pensa. Però ricorda, quindi lei fa di tutto, ma lo fa come un uomo,
lei si impone, lei si presenta. Tra l'altro la sua prima corrispondenza, insomma, il suo primo articolo, non corrispondenza, che arriva sui giornali, in realtà nasce da una lettera che gli scrive per la rabbia, perché degli editorialisti di quel giornale ad un certo punto scrive un articolo partendo dalla situazione delle donne, un'altra giornalista che scrive questo giornale e scrive grammaticato, lei, vi ho detto, non ha studiato, tutto quello che ha imparato l'ha imparato leggendo da sola, formandosi da sola. Scrivono, invece di pubblicare la lettera, scrivono sul giornale, Claudia Fangirl, se vuole la risposta, si presenta al giornale e lei va. E quella è la prima, diciamo, è il primo gesto che fa in modo sfacciato, lo fa, va al giornale, le chiedono naturalmente delle cose e la assumono. Da quel momento in poi nasce Lady Bly, perché all'epoca le donne non si potevano firmare con il loro nome e cognome reale, ma con uno pseudonimo. Anche quell'altra donna, tra l'altro, che scriveva, non usava il suo nome vero, ma uno pseudonimo. Una delle cose che fa Lady Bly, ecco, poi c'è il titolo che lo dice, dove nasce il vento è quello che provoca Nelly, perché Nelly scombina le carte. Nelly, quello che scrive sul giornale, lei non scrive sul giornale contro un uomo che parla delle donne. Lei scrive sul giornale rispondendo punto per punto all'uomo e, come dire, criticando anche in altro modo le altre donne. Quindi lei scombina le carte, lei non prende le parti, lei dice la verità. E quello che io mi arrendo sempre, non sono tutti femministe, integraliste, per questo mi arrendo in continuazione. Lei dice la verità, quindi scombina le carte, il vento che porta a lei è il vento del cambiamento, lei arriva in un posto e lo travolge. Allora io voglio parlare della prima cosa che fa Nelly, a parte questa lettera in cui davvero travolge e travolge tutto. Nelly ad un certo punto si trasferisce a New York e a New York si presenta in uno dei giornali, diciamo, più ambiti, dove c'è Pulitzer. Lei si propone direttamente a lui e allora loro le propongono di scrivere un'inchiesta sulla Blackwell Island. Dal 1828 questo posto è di proprietà del comune di New York. In realtà questo è un manicomio, per cui le chiedono di scrivere un'inchiesta. Nelly Bly non scrive solo l'inchiesta, si fa ricoverare in questo manicomio. Ti prego, non ti dici niente. Nelly a questo punto, Nelly decide appunto di lasciare Pittsburgh perché lo spazio di quel giornale era troppo ristretto per la sua ambizione, per le sue capacità, per il suo talento e anche per la sua, come dire, violenza di scrittura. Quindi aveva cercato, come dire, una mediazione con il direttore, ma il direttore sapeva benissimo, però tutto un giovane direttore che era quello che aveva capito la potenzialità, la forza, aveva capito che non era, era troppo stretto il giornale. E infatti lei l'episodio, come dire, è carino, lascia a un certo punto, da oggi a domani, sulla scrivania, lascia un biglietto, sono andata a New York, sentirete parlare di me, appunto. Intanto lei, la cosa interessante è anche proprio come l'umanità delle persone poi vada oltre i ruoli. E lei si arrabbia tantissimo contro il vittorialista,
però quel Wilson diventerà il suo mentore, cioè diventerà una persona che accompagnerà per tutta la vita, continuerà a scrivere di me, sarà come punto di riferimento quell'uomo, perché da un punto di vista professionale, umano, al di là delle sue idee vittoriane, è stato un grandissimo punto di riferimento, era molto interessante, volevo dire. Poi che cosa succede? Lei è a New York. New York, lei pensa che a New York le si apriranno le porte di tutti i giornali, perché beh, io ho talento, mi presento, faccio vedere, diciamo, tra virgolette, il mio curriculum, racconto quello che ho fatto. Però ti rendi conto che invece non basta. Non basta perché è troppo giovane, viene dalla provincia americana, una persona che viene dalla Pennsylvania non può pretendere di scrivere a New York così, ed è una donna, e quello che lei vuole fare non è proprio previsto nel codice, come dire, del giornalismo newyorkese, ma americano, che lo faccia una donna. Insiste, si passa praticamente 3 mesi andando di porta in porta, alla fine riesce ad ottenere un appuntamento con il direttore e appunto ottiene di fare questa inchiesta. Questa inchiesta lo ottiene, di un altro particolare perché è interessante capire i personaggi per capire il momento, alla fine loro gli affidano, non che sono convinti, perché hanno paura che lei la proponga a qualche altro giornale, qualche altro giornale gliela soffi, questo è un classico, no? Il fatto di prendere il fumo, no? E allora le affidano questa inchiesta e lei va in manicomio. Va in manicomio, stiamo parlando di una donna che ha praticamente 24-25 anni, molto giovane. Ma si fa passare per pazza. Sta lì 10 giorni. Scrive in un quaderno e tiene nascosto tutto quello che vede, la vanno a riprendere, la riprendono, anche con il rischio che qualcuno poteva scoprirla e da lì non si usciva più, nel senso che quello è un posto in cui appunto non avevi nessuna possibilità di salvezza. Lei ce l'aveva solo perché avevano parlato con il procuratore generale di New York, l'avevano avvisato che il giornale faceva quell'inchiesta e quindi in qualche maniera. Però non vi racconto solo il giorno del libro, l'inchiesta in sé. Vi racconto secondo me l'importanza che insieme parliamo del senso di questa inchiesta, cioè il senso profondo di questa inchiesta. Perché Nelly non si limita soltanto a raccontare l'incompetenza dei medici, le condizioni igieniche che erano assolutamente terribili, la violenza del personale medico, no, non racconta questo, cioè non racconta solo questo, racconta la cosa per me e secondo me molto più interessante, più profonda. Si rende conto che in quegli anni era la marginalità di alcune persone che arriva alle porte del manicomio. Cioè il manicomio non era un luogo, innanzitutto non era un luogo di cura, ma era un luogo di repressione. Era un luogo in cui la società allontanava chi veniva ritenuto tra virgolette diverso. E cioè questo è un problema. Il secondo problema è che questa diversità spesso era legata non a una patologia, ma era legata a delle motivazioni assolutamente più sociali, per esempio. Facciamo un esempio. Se una persona immigrata europea non parlava bene l'inglese e non la capiva, no? Rischiava di finire in manicomio. Lei ne ha trovato persone che le avevano raccontato, con tedeschi, polacche, per cui che erano in motivo. Se per esempio una donna che lavorava in fabbrica e per l'eccessivo lavoro aveva, che ne so, si ammalava e incominciava a delirare perché aveva delle febbri, delle cose, finiva in manicomio, perché non c'era nessuno che si occupava di quella persona. E quindi la soluzione, come dire, più pratica
era quella di trasferire l'ospedale. L'ospedale a quel punto decideva, facevano delle visite, decidevano, immaginavano che avesse dei problemi mentali, ma addirittura, per esempio, prostitute che avevano avuto per esempio dei figli e questa e come dire, reclamavano una qualche cura da parte del padre, ma questo padre magari aveva già un equilibrio familiare, eccetera, denunciava queste donne, quindi il manicomio diventava un luogo appunto in cui le persone affette da qualche patologia e lei segnala con forza, tanto è vero che lei vuole tornare, quando esce, vuole tornare per recuperare le persone che lei c'è, che non sono pazze, che non le trova più, ma io le fanno trovare. Quindi è impressionante, come dire, lei mette sotto gli occhi del lettore medio americano una realtà che nessuno voleva vedere, tanto è vero che erano in un'isola, c'era il muro intorno, cioè non si sapeva assolutamente niente. Quindi lei con una sensibilità che per esempio nel nostro paese è arrivata molto più tardi, se pensiamo che la legge Battaglia è arrivata nel 78, qui stiamo già parlando di una persona che chiede di riformare un'istituzione di quel tipo quasi 100 anni prima. Lei scrive questa inchiesta viene pubblicata in 2 puntate e a quel punto entra nel goda del giornalismo americano, perché effettivamente nessuno mai aveva avuto la forza sia di raccontarlo in quei termini, spesso molti intellettuali Dickens aveva fatto una, come dire, era andato su una maniera, quando aveva fatto il viaggio americano, però nessuno aveva avuto né il coraggio né il coraggio di andare in fondo su quella questione. È chiaro che lì c'è anche la determinazione di un grande giornale, perché Pulitzer era proprio nel DNA di Pulitzer di fare queste grandi crociate, lui le chiamava proprio le crociate, non le crociate contro i corrotti, le crociate contro la politica, le crociate contro appunto l'amministrazione comunale. E è evidente che erano crociate che Pulitzer utilizzava a suo uso e consumo, cioè individuava un nemico e a quel punto si scatenava. In questo caso però la questione del manicomio di New York è una questione che era già nota al giornale, spesso ricevevano lettere, ricevevano segnalazioni, denunce, ma mai avevano avuto qualcuno che gli avesse messo sul piatto uno strumento così immediato di denuncia come quella politica. Tanto è vero che anche altri giornali prendono interi pezzi degli articoli di Nelli e li ripubblicano, perché, e quindi ecco perché la divulgazione poi diventa pazzesca, come se ci fosse una condivisione continua di un post, esattamente. Quindi con Nelli è virale, effettivamente. Nelli è una donna straordinaria, ma io mi chiedo, anche in riferimento diciamo, a un'altra impresa, Nelly Bly, uno dei primi libri che legge Nelly Bly è Il giro del mondo in 80 giorni. La testata per cui scrivere chiede di compierlo in meno giorni, lei riesce a compierlo in 72 giorni e incontra anche Gilbert. E tra l'altro viene anche a Brindisi, sì, per una delle particolari che Nelly Bly passa da Brindisi, sì, delle cose che mi ha lasciato perfette, viene Brindisi. Per cui è una donna straordinaria, lei non ha vincoli, cioè lei può fare tutto questo perché lei non ha vincoli. Una delle certezze che lei ha quando è giovane, ma forse anche per reazione alla vita che ha avuto la mamma, è: io non voglio dipendere da un uomo, io non voglio sposarmi. Mentre invece quando lei aveva 20 anni, all'epoca era già fuori data ultima, era già scaduta diciamo tra virgolette, perché a quell'età erano già sposate quando lei aveva 20 anni, in realtà la certezza che lei è: io non voglio sposarmi. Lei riesce a fare tutto questo perché non ha vincoli. Il suo unico vincolo è la famiglia, la mamma, i fratelli, e qualche fratello si sistemano, aprono dei conti, però lei non ha vincoli. Non ha vincoli, è, diciamo, questo è il lato
positivo e negativo, perché nel senso lei, per non avere vincoli, è una persona piuttosto sola, nel senso deve vivere la sua professione fino in fondo, e quindi vivendola fino in fondo non vuole avere legami relazionali, nel senso che ha delle storie e riesce a riuscire anche una storia importante, però direi di luce perché sa che nel momento in cui deciderà di sposarsi dovrà per forza, perché la società è molto più forte, dovrà smettere di lavorare. Ma torniamo un attimo al viaggio. Il viaggio è un'altra storia interessante, perché ci dice due cose. Innanzitutto Nelly è costretta per mantenere sempre l'attenzione accesa del giornale sui suoi lavori a proporre inchieste sempre più sbalorditive, e questo un po' anche fa parte un po', può sembrare una cosa, come dire, legata solo al suo personaggio, ma in realtà se andiamo a vedere è una cosa che molte donne ancora oggi rivendicano, non so, sul posto di lavoro, nella professione, sui professionisti, eccetera, cioè questa cosa che devono sempre dimostrare un surplus di bravura, un surplus di capacità, di rigore, eccetera. È un po' quella che si chiama la sindrome di Ginger Rogers, nel senso che Ginger Rogers e Fred Astaire ballavano benissimo, no? E le facevano dei pazzi pazzeschi, Fred Astaire era molto bravo. Ginger Rogers faceva quegli stessi passi però con i tacchi a spillo e all'indietro, quindi significa che appunto bisogna sempre, come dire, accendere un'accelerata, e lei dà continue accelerate, e l'accelerata più forte è quella della proposta del viaggio intorno a lei. Perché proprio il viaggio? Perché c'è un dibattito che è aperto in quegli anni, proprio di storia, un dibattito di storia culturale. Cioè le donne non potevano viaggiare da sole, non viaggiavano da sole, ma di verità non potevano nemmeno uscire di strada da sole, passeggiare sulla strada, iniziare, era almeno fino a quei tempi visto come appunto un segnale di malcostume. Però attenzione, si sta trasformando il paese, si sta trasformando e anche la città inizia a riempirsi di occasioni, come dire, di passeggio, perché iniziano a comparire negozi, iniziano a comparire vetrine, quindi il camminare per strada inizia ad avere un altro senso rispetto a quello che succedeva prima di questa grande trasformazione che è la seconda rivoluzione industriale. Allora lei intuisce che c'è questa cosa, e soprattutto si fa un ragionamento molto semplice e dice: scusate, ma voi dite che un uomo può fare il giro del mondo in tanto tempo, un uomo l'ha fatto, cioè voi dite che un uomo l'ha fatto perché l'ha fatto un personaggio letterario, ma un uomo vero voi non ce l'avete per le mani che ha fatto il suo giro. Io vi propongo una donna vera in carne e ossa che lo fa in meno giorni. E loro rimangono spiazzati e gli dicono: ma no, non lo puoi fare. E perché? Perché sei una donna. E perché? Sono una donna, qual è il problema? Perché mi devi portare tutti i cambi? Cioè tu ogni volta, in ogni posto che vai, le persone sono abituate al fatto che le donne si devono cambiare, quindi devi portare i baumi. Ecco, ti interrompo solo per leggere il testo del bagaglio, poi riprendiamo. La sera prima di partire Elisabetta affronta a casa la sfida più difficile, il bagaglio. Deve stabilire cosa sia indispensabile mettere nella borsa. Dopo innumerevoli tentativi decide di portare con sé due cappelli da viaggio. 80 giorni, due capelli da viaggio, tre pelette, un paio di pantofole, un servizio completo di articoli da toiletta, un calamaio, penne, matite, carta copiativa, pille, ago e filo, una vestaglia, una giacca sportiva da tennis, una piccola lampa rouge e assolutamente irrinunciabile un vasetto di crema idratante. Rinuncio a un abito da sera, meglio perdere qualche occasione mondana piuttosto che trascinarsi dietro borse e bauli. Di una cosa meglio avrei rimpianto di non aver tirato in borsa una macchina fotografica Kodak. Questo è il bagaglio, per io neanche per i piedi di mamma, magari sì. Cioè, ha soltanto di scarpe. Quindi lei si fa, oltretutto si può fare nel giro di meno di 48 ore. Poi lei ha la tutta capacità operativa da terra, nel senso che lei appunto aveva bisogno di un vestito che fosse adeguato proprio a tutti i film e facilmente si doveva cambiare. E se lo fa fare apposta, questo vestito per
e se lo fa fare apposta da una, si sceglie una boutique molto chic e costosa, diciamo così, in New York, dove la boutique, quella che ha fatto gli spiriti per le cerimonie per finanziare, cioè, perché lei era poi questa, pur venendo dalla Pennsylvania, lei si immedesimava ogni volta in persona, cioè adesso lei può fare un viaggio, una crociera, quindi le cose possono essere in fiera, e quindi cercava una boutique, ma lì sceglie la stoffa, dice però io sono in cerchio, ma esco 24 ore, quello non fa una piega, e quindi inizia questo viaggio proprio per rompere lo stereotipo. Il giornale ovviamente deve vendere copie, le aggiunge pure questa deviazione alla niente per andare a salutare Vern, perché quello diventa un articolo importante da raccontare. Vern le vede la casa, è emozionatissima, va e conosce Gilbert, la moglie, vede dove scrive lo studio, eccetera, lo racconta e quindi parte, passa da Brindisi, e qui è carino l'aneddoto, perché lei non da Brindisi a un certo punto deve venire a fare per dire che arriva da lì. E da lì a Brindisi dove va? Cosa serve? Perché prende la nave, perché da Brindisi era un posto che è stato negli come dire, lo stato durante l'impero romano, ma continua ad esserlo ancora per tantissimo tempo. C'erano i treni dalle Havre o dal nord della Francia, arrivavano praticamente fino a Brindisi per poter prendere poi da lì il piroscafo che andava verso il canale di Suez e ti portava dall'altra parte. Quindi Brindisi era uno snodo fondamentale. E tanto è vero che il telegrafista parlava in inglese e lei fa in inglese e gli dice: ma questo schiavo lei gli dice New York. E questo gli fa: e dove va New York? Ma non per ignoranza del telegrafista, ma perché New York ancora in quegli anni non era una città così popolare, non solo l'America non era così popolare. Uno dei motivi per cui Pulitzer alla fine gli dice che dà l'ok era anche questo, cioè saggiare quanto l'America era conosciuta nel mondo, perché per lui era una curiosità forte, le danno dei dollari per dire, per capire se vengono accettati, che reazioni ci sono di fronte alla moneta americana, per esempio. Quindi lei entra in un meccanismo che è molto più grande di lui. Il giornale mette in moto un meccanismo nuovo, perché lei ci sono dei tempi morti di questo viaggio. Che cosa racconta? Come riempiono le pagine di questa roba? Quindi si devono inventare delle notizie. E l'intenzione è per esempio il contest, cioè si inventa una sorta di concorso perché i lettori devono, ricorrere il giornale, fanno una cartolina e questa cartolina devono scrivere i giorni, i mesi, le ore, i minuti in cui lei riuscirà a fare questo viaggio. Chi indovina vince. Quindi a questo punto si crea una aspettativa fortissima rispetto a questo viaggio. Quindi anche il giornale cambia, perché inizia a fare delle cose che prima non faceva, cioè delle cose di marketing, e inizia a ragionare, ad adottare delle strategie per vendere il giornale come prodotto in sé, non per raccontare la notizia. E lei, appunto, questo viaggio riesce a togliere gli Stati Uniti dopo una serie di verifiche e anche di rapporti. Arriva e ci mette 72 giorni. Diventa però un'icona, perché quella macchina produttiva che ormai è in America prende il suo volto e ne fa, lo fa diventare veramente un'icona commerciale. Tutti gli oggetti che lei ha enumerato, i produttori di tutti quegli oggetti iniziano a pubblicizzare i prodotti con il volto. Quindi lei scrive dei fazzoletti, dei fazzoletti, dei giochi da tavolo, dappertutto. Questo la rende popolarissima, però però lei da quel momento in poi non potrà mai più fare le inchieste sotto copertura, perché la sua diventa un volto e subisce anche il peso.
tant'è vero che farà fatica a tornare al lavoro, anche perché lei con il suo cuccio, perché il giornale pubblica tutti i suoi copi, non le riconoscono, come dire, il giusto rispetto a questa impresa, perché lei studierà, non è che torna e la promuove, torna e diventa responsabile dell'edizione, ne so, del supplemento settimanale. Lei continua a avere lo stesso stipendio, lo stesso inquadramento a livello di ordinaria, e quindi lei sente come un tradimento alla società, perché lei è convinta che quella sua idea, quella piccola idea, un'idea che loro non hanno voluto, ci ha messo un anno a convincerli, un'idea che poi ha portato il giornale a vendere la copia più in cui lei ha trovato un numero pazzesco. E lei invece si sente un po' usata e un po' messa da parte. Questa cosa qui, come dire, lei la vive con molta amarezza, tant'è vero che decide a un certo punto di lasciare per chi diventa romanziera. Perché quando si nasce il giornalista muore il giornalista. Allora io, Lisa, non ti raccontiamo naturalmente la vita di Lisa, perché tante cose oltre il giornalismo, lei probabilmente intraprende una carriera diversa, che a parte la romanziera, ma non ve lo raccontiamo perché lo leggerete da soli. Però c'è una cosa che viene fuori anche dall'altro da verità, Nelly Bly, perché Nelly Bly è la prima corrispondente di guerra. Cioè ora ci sono giornalisti in mezzo che vengono allenati prima di partire, cioè giornalisti vengono là, vengono addestrati, i militari dicono come comportarsi, cioè lei da parte, insomma in parte nel 1914 per l'Europa, poi sperimenterà sulla sua pelle quello che cos'è, e dice una cosa che io ho sentito dire 2 settimane fa da Franco Cardini, ora a proposito di Franco Cardini, perché Franco Cardini spiegava in una lezione di storia 2 settimane fa al pubblico che in realtà c'è differenza dalla guerra corpo a corpo e dalla guerra di oggi, no? Perché oggi arriva il ragazzo ben vestito, pulito, la divisa stirata, si siede, spinge un bottone e ammazza 300 persone, va alla pausa a pranzo, torna, spinge un altro bottone e ne ammazza altre 15, ma non proverà mai, cioè non guarderà mai in faccia il nemico, non lo conoscerà mai. E Nelly Bly, Nicola scrive, uccidere il nemico è molto più facile che uccidere un uomo. A questo Nelly Bly pensa quando vede gli artiglieri armeggiare con gli obici. Ogni cannone a turno sparava un colpo dopo l'altro, ma pur osservando con grande attenzione, riuscì a vedere soltanto un frammento marrone, simile a carta, cadere di nuovo a terra. Chi uccidono, cosa uccidono, non lo sanno. Arriva l'ordine di sparare in una certa direzione a una determinata distanza, 340 metri mi ho sentito dire, di nuovo 250, così gli uomini uccidono senza emozione, non assistono ai risultati e dunque uccidere risulta meno arduo. Anticipa un concetto che è pazzesco, che torna dopo, ma veramente, dopo tutta una vita, dopo tantissime vite, dopo tantissime guerre, nell'Italia anticipa un concetto del genere. Questo era lo sguardo che aveva messo sugli altri, non era uno sguardo scontato, era uno sguardo, come dire, da dentro, no? Cioè si medesimava nelle persone che raccontava. Senti, io invece stiamo avviando, diciamo che sono conclusa, le nostre aperitivi domenicali sono abbastanza veloci, però io volevo concentrarmi su due concetti. Intanto questo libro, la scrittura di questo libro. Questo libro all'inizio di ogni capitolo ha una parte in corsivo, che in realtà è la voce del narratore, è la voce di Nicola in qualche maniera, e poi si entra nell'argomento, quindi Nicola in qualche maniera racconta la parte emozionale, no? La parte intima, che è quella che poi non traspare dopo, perché nel Bly fa la giornalista con distacco, le racconta senza emozionarsi, senza lasciarsi coinvolgere. Poi, come racconta Nicola, è come quando ha deposto, no? È andata in tribunale per deporre per il divorzio della mamma, lei ha raccontato tutto guardando negli occhi gli altri, poi si è seduta e le è scesa una lacrima. Ed è bellissima per quello che è scritto, perché è quello che si sente, perché al momento il distacco lo mantieni e dopo ti arriva tutto il resto. Per cui la parte emozionale di Nelly Bly la racconta lui, che comunque è un uomo che racconta di una donna.
Poi i ragazzi si sono soffermati molto su questa differenza, su questa, in questo modo di scrivere. Perché hai scelto, ecco, perché hai scelto di scrivere la parte emozionale di Nelly Bly in quella maniera, cioè di anteporre, diciamo, da ogni capitolo, questa tua, insomma, questo tuo coinvolgimento della storia, e perché invece non avete messo la fine del libro di Nelly Bly? Allora, partiamo dalla scrittura. Come ti dicevo all'inizio, secondo me, almeno quello che mi ha colpito di Nelly è proprio questa sua... Allora, quello che mi ha colpito di più di Nelly è stato proprio questo, il fatto che il cortocircuito tra la sua persona e il contesto in cui viveva. E quella è la cosa, secondo me, che rende questa storia molto affascinante, non la sua storia. Io spero anche per voi il libro, ma la sua storia insieme. E per raccontare questo c'era bisogno, secondo me, di due livelli di scrittura. C'è un po' un ragionamento più meno sul personaggio e più sulla fattura del libro. Ognuno di noi, quando decide di scrivere qualcosa, se vuole scrivere qualcosa, ha due approcci, può avere due approcci. E proprio tecnicamente, di tecnica di scrittura. Si può partire, raccontare una cosa in terza persona o in prima persona. Se io racconto qualcosa in terza persona, utilizzo un registro che è un po' più distaccato, che però mi permette di raccontare meglio il contesto, di raccontare meglio le situazioni, di raccontare meglio, come dire, il clima all'interno del quale si svolge l'azione di un personaggio. Però devo rinunciare a qualcosa. Devo rinunciare alle continuità, devo rinunciare al suo vista, devo rinunciare a tutto quello che fa caldo. Quello lo posso recuperare se lo faccio in prima persona. Se io scrivo in prima persona, mi identifico con il personaggio, sono io stesso il personaggio e racconto quello che vedo in quel momento, quello che sento, quello che provo. Quindi sono molto più emotivamente esposto. E quindi recupero in termini di coinvolgimento del lettore. Okay? Queste due cose non vanno, bisogna fare una scelta, o si va da una parte o si va dall'altra. E io non volevo fare una scelta da una parte o dall'altra, perché secondo me, appunto, il pregio della vita di Nelly era anche riuscire a raccontare, provare a raccontare come lei vedeva quelle situazioni in cui poi io la raccontavo. Allora, c'è un libro che io ho amato molto nella mia... che ho letto qualche anno fa, che si chiama Le mille luci di New York, che io vi consiglio di comprare dopo aver comprato. lo apprezzerete meglio. Che è di uno scrittore americano, che non mi ricordo mai il nome, di New York, bravo. Che io ho amato molto, sia per il tema, ma soprattutto per la scrittura, perché è scritto tutto in seconda persona. Ora, scrivere un libro, un romanzo in seconda persona, o sei uno scrittore, come dire, straordinario, oppure non puoi reggere, perché un ritmo così incalzante, ed è hai anche una sensazione di continuo interrogare questa persona con questo personaggio che è davanti, che deve essere molto bravo. Però io ho sempre avuto il sogno di scrivere una cosa così. Anche pensando a questa seconda persona, mi sono detto, proviamo a fare questo gioco. Proviamo a raccontare lo stato emotivo di Nelly, interrogandola, perché io sono un'altra persona, sono un uomo, e io mi sono messo lì quasi a parlare con lei. E quindi ho cercato di mantenere la sua identità. Di artificioso, perché io non sono, e quindi ho pensato di mettere da subito, appena ho immaginato di scrivere questo libro, di creare questi corsivi che dessero anche proprio lo stato emotivo di Nelly capitolo per capitolo. Quello stato emotivo poi, secondo me, ci accompagna poi dentro invece la storia, è come se la storia
piccola, la storia della persona, la storia dell'individuo, ci accompagna vedendo la storia quella più grande, perché siccome poi ognuno di noi la storia più grande la vive sempre dal suo punto di vista piccolo, però poi succede che a volte questa storia grande entra dentro la nostra vita, dentro la nostra individualità. È un po' la lezione che io, come dire, ho fatto mia, la diversa morante, cioè tu quando succedono delle cose che sono così potenti che a un certo punto entrano nella storia dell'unitario personale. E quindi però è interessante vedere il contrario, come quella vita di quelle persone dicendo quella storia e come la, come dire, la ritirano fuori, come la vivono. E quindi ho provato a fare questo esperimento con ovviamente un esito molto più grande, spero che vi piaccia. Perché non ci sono gli articoli nei blog? Non ci sono gli articoli nei reply perché innanzitutto diciamo le cose che ho portato, dal punto di vista editoriale sarebbe diventato molto più grande il libro e l'editore non sarebbe stato molto contento. Secondo perché, secondo me, questo è un buon libro per poi magari apprezzare e perché ci sono traduzioni anche in italiano che dicono nei reply, apprezzare poi quello che lei ha scritto. Non solo, secondo me il lavoro di... Io ho cercato di dare delle coordinate quando ero lì a casa di ordine, ma poi secondo me appunto è il mix quello che aiuta, che fa capire bene come era questa cosa, cioè prendere quello che lei ha scritto, quello che lei ha fatto e mescolarlo come un cocktail anche con quello che lei, con quello che io ho immaginato che lei possa aver provato. Allora, naturalmente i ragazzi ai suoi superiori quando vanno davanti allo scrittore gli chiedono di tutto anche le cose personali, ma senza proprio diritto, cioè è quello come le liberi. Ma è come le liberi. No, allora una delle cose mia, nel corso della sua vita personale e privata ha avuto delle figure di riferimento, dei modelli, delle dimostrazioni concrete di grandi donne, mi riferisco a una madre, una sorella e una nonna. Io ho detto le mamme dove non c'è. Questa è una delle domande che mi hanno fatto, io ho veramente... Ma hai ripreso una... cioè una donna di riferimento importante? La donna di riferimento importante, allora, dal punto di vista, facciamo così, per schermarci un po', da un punto di vista professionale sì, sicuramente. Sicuramente sono stato molto fortunato, perché lavorando in una casa editrice come la casa editrice La Terza, ho avuto la possibilità di incontrare tante persone che posso definire dei maestri. Dei maestri, ognuno per un altro, per uno spicchio, maestri e maestri. E se devo essere sincero, c'è una collega che adesso non c'è più da poco, che per me è stata veramente una maestra, perché abbiamo lavorato tantissimo insieme proprio sulla comunicazione, sulla scrittura, e lei mi ha insegnato molto. E io, tanto è vero che sono contento che quando le ho scritto il libro ho avuto modo di farglielo, di dargli, di testimoniare con una dedica questo mio, come dire, questo mio debito. Quindi sicuramente ho in mente delle donne che sono state degli esempi. Però devo dire anche un'altra cosa, che secondo me nel reply da questo punto di vista era molto più avanti, nel senso che lei in realtà il problema non era la differenza tra uomini e donne, la differenza era tra chi calpestava e chi non calpestava la dignità della persona. Per lei il problema era questo, cioè è un problema di secondo livello, cioè la persona ha una dignità e il fatto che sia una donna non deve diventare motivo per cui ci dobbiamo dimenticare di una dignità, cioè il tema è quello. Lei dice appunto il lavoro è importante, come è importante per gli uomini è importante per le donne. La dignità, come ce l'hanno gli uomini, devono avere le donne, ma quello che per lei è centrale è la dignità della persona, non il fatto che sia un uomo o un uomo. Se una donna, come dire, viene maltrattata in quanto donna, per lei è un problema perché viene maltrattata in quanto persona. Tra l'altro, insomma, vengono riportate anche le cifre di alcune disparità nel libro, tipo un uomo pagato 5 euro a settimana, 5 dollari a settimana, una donna 2, cioè per lo stesso identico lavoro. Devo dire che la situazione non è cambiata, la situazione, soprattutto in ambito giornalistico, devo dire che è rimasta praticamente la stessa, perché il giornalismo continua ad essere un luogo
decisamente maschilista, decisamente maschilista. E allora io vorrei chiudere questo incontro, tra l'altro ora ci dedichiamo un fantastico aperitivo e Nicola è qua per autografare le mie copie nel caso le vogliate acquistare. Ci sono tantissime altre domande che le avrei voluto fare, tra l'altro c'è anche molta natura che in qualche maniera spiega la vita dei protagonisti del libro di Michele e di Eli Cervento, che insomma c'è una quercia che è la quercia dove si appoggiava sempre il padre di Elisabeth e lei lo ammirava quando il padre si appoggiava quella quercia e lo amava e lei lo guardava e guardava qualsiasi suo gesto, la quercia che torna alla fine del libro, insomma ci sono tanti riferimenti che si potrebbero fare, però volevo chiudere la presentazione con una delle cose che scrive Nicola a proposito di Nelly e a proposito del giornalismo. Per Nelly anche il giornalismo deve cambiare. La stampa può avere un senso se contribuisce a migliorare la vita delle persone. Per questo non si è mai tirata indietro quando si è trattato di denunciare le ingiustizie o difendere le ragioni dei più deboli, come nel caso dell'inchiesta sul manicomio di Black Wells o sullo sciopero Pullman. La disperazione si combatte con l'informazione. Informiamoci tutti. Come nasce il vento, vita di Nelly Bly, grazie Nicola Taddeo, grazie a tutti.